Salve a tutti! In questo video parleremo di una tecnologia che abbiamo utilizzato molto all'interno di OBS Studio e si chiama Video Ninja. Allora, una volta si chiamava OBS Ninja, quindi magari qualcuno lo conosce col vecchio nome. Adesso si chiama Video Ninja e casualmente oggi abbiamo con noi una molto di più di una collaboratrice, è una super esperta di OBS Studio e che sinceramente su qualche cosa è anche molto più esperta di me, il Serenella, che si è gentilmente presa questa incombenza di darmi una mano per fare questo video perché volevo farlo bene questo video, non avevo nessuna idea, quindi lei è stata molto ma molto brava a darmi una mano per la scaletta e adesso semplicemente lasciamo la parola a Serenella che inizierà a spiegarci cos'è Video Ninja. Ciao, grazie, ciao a tutti. Video Ninja o OBS Ninja, come è nato con questo nome, in quanto è nato appositamente per OBS Studio, anche se può essere utilizzato con qualsiasi altro software per la registrazione che ci permetta un'interfaccia con un browser, la possibilità di utilizzare un link per registrare. Utilizzare questo strumento è semplice e è meglio vederlo subito. Prima di uscire io condivido il mio schermo su questa chat di Meet in maniera che anche io riesca a vedere. Perciò adesso vedete che faccio questa piccola modifica e dopo cominciamo. Questo E ci ci fa siamo, vedere. perfetto. Adesso passiamo e andiamo sul sito di Video Ninja. Eccolo Che tra virgolette è video.ninja Ninja, esattamente, e si vede basta, non anche c'è dal lato. ninja.com.cosa. Qua dal lato si può vedere video.ninja. No, è proprio video.ninja. Sì, non c'è .com.it, No, .net, è è punto semplicissimo. ninja. Sì. Ok, e questo è. Questo sito, come vedete, è abbastanza. Non è semplice, è quasi quasi spartano, diciamo all'essenziale, ci sono tutte le possibilità che abbiamo di utilizzo e c'è l'essenziale per utilizzarlo, la semplicità di cliccare sul pulsante in base a quello che vogliamo fare. Vediamo che ci spiega chiaramente che è completamente gratuito, non c'è bisogno di scaricare nulla e non richiede nessun dato personale. Io voglio condividere la mia webcam su il software OBS Studio. Basta che vado su questo pulsantone e aggiungo la mia camera. Seleziono quale camera voglio condividere, vado a selezionare la definizione, io la metto sempre molto bassa in quanto la webcam secondo me può tranquillamente avere una risoluzione bassa, l'importante è che lo schermo abbia un'alta risoluzione e che si riesca a vedere benissimo. L'audio lo tolgo perché come abbiamo utilizzato come stiamo facendo adesso che lo utilizziamo in una chat di Meet, andremo ad utilizzare l'audio direttamente della chat, perciò non sono interessata a avere un collegamento audio direttamente da questo link. E praticamente il gioco è fatto, basta che schiaccio start e questo è. Scusate, vi faccio vedere direttamente. Questo qua è il link che devo andare a copiare e condividere in una fonte browser di OBS e questa finestra, vedete qua sul questo push, questa finestra non deve essere chiusa perché se noi chiudiamo questa finestra interrompiamo la trasmissione e questo link non avrà più nessuna, non riceverà più nessuna informazione. Clicco per copiare e vado su OBS Studio. Io ho già realizzato una serie di scene e per comodità vado ad inserire questa fonte browser in una scena che ho già utilizzato in altre, in maniera di avere già pronta tutta la sequenza. Allora vado ad inserire la fonte browser e la chiamo Poca Fantasia Camsere. Ok, qui vado ad inserire il link che ho appena copiato e vado a dare comunque la definizione massima, anche se
non è quella che mi trasferisce la videocamera, perché ho utilizzato questa grandezza per la mia scena. Ok, eccomi qua. Ora, se io vado in una scena che ho già, ecco, questa è la mia webcam, tranquillamente. Adesso in quest'altra scena vado ad inserire sempre una fonte browser, ma prima vado a creare il link su Video Ninja. Ecco qui, e vado a creare questo link per condividere il mio schermo. Naturalmente questa è una cosa che sto facendo dal mio computer, ma è una cosa solo per far vedere come si fa. In realtà è assurdo che io creo un link di OBS Ninja o Video Ninja per portarlo sul mio OBS sullo stesso computer. Andrei ad utilizzare la fonte di condivisione schermo. O se vado a Firefox non puoi condividere l'audio di Firefox, quindi non mettere il link, clicca su screen share. Cosa vuol dire? Clicca. Ok, perfetto. Desktop 1, desktop 2. Sì, ma scusa, stavo dicendo un'altra cosa. Va bene. Qua appunto l'audio non lo considero neanche adesso. Mi dice, mi dà appunto questa segnalazione, mi va benissimo così. Vado a prendermi questo link e vado a portarlo nuovamente su OBS Studio. Vado a creare la mia fonte browser e mettiamo schermo sere. Ok, qui inserisco il link e vado ad inserire la grandezza e ci siamo. Se adesso io vado su questa scena che avevo precedentemente realizzato, ho già i miei dati all'interno. Stesso ragionamento per altre scene che posso aver realizzato. Questa maniera è una maniera di creare il link che mi porterebbe a dover realizzare ogni volta, se ad esempio, come ha fatto Ivo, che aveva realizzato una serie di incontri con OBS Studio, ci si trovava due volte alla settimana, avremmo dovuto ogni volta andare a realizzare dei link diversi. In realtà Video Ninja ci dà la possibilità di creare dei link riutilizzabili. Adesso, se Ivo attiva il link che abbiamo creato riutilizzabile per la sua webcam, certo, lo faccio subito. Volevo solo puntualizzare una cosa. Se ti riesci a tornare sul tuo browser e far vedere una cosa nel frattempo sul mio browser, certo. Sì, devi avere per forza il browser aperto per far, certo, vedere. Allora anche qua va benissimo. Allora, se tu ingrandisci un attimo la parte alta del browser, dove ci sono i link scritti in verdino e il link in alto. Allora, il link di Video Ninja che abbiamo messo su OBS è scritto punto di domanda view, eccetera, eccetera. Ok, il link che praticamente Serenella ha dovuto aprire per condividere la videocamera è punto di domanda push. Quindi in teoria, se dovete dare il link a qualcheduno per dirgli condividimi il tuo desktop, dategli quello che ha appunto domanda push e non quello che ha view, se no non riuscite a vedere niente. Idem per la videocamera, funziona esattamente uguale. Il push è quello che condivide e il view è quello da mettere dentro a OBS Studio. Perché il push è quello che trasmette e il view è quello che riceve, che fa vedere. Sì. Ok. Tutto qui era solo una precisazione. Certo. Sì, sì, è una cosa che adesso Ivo andrà a farci vedere come si realizza un link riutilizzabile e lì la cosa si riesce a vedere meglio. Torniamo. Adesso se tu vai a vedere la tua scena di OBS Studio, vedi la mia webcam. Sì. Eccola qua.
Aspetta che diminuisco lo zoom. Ecco fatto. Ok, Vedi la eccoci mia qua. faccia. Che ci siamo, esatto. Se Allora, una adesso... cosa interessantissima di questo sistema, che non manda in palla nessuno e che è una figaggine, non bisogna toccare niente perché funziona da sola. Allora, mettiamo caso che io vi adesso simulo virtualmente, che mi caschi la linea perché c'è il temporale e ops, non ho più l'accesso a internet. Ok? Oh, mi rimane il quadratone blu. Semplicemente, ma questo quadratone blu è sempre comunque un link valido di OBS Ninja o Video Ninja, ogni tanto mi scappa il vecchio nome. Quindi quando con calma riesco ad entrare dentro, di attivare tutto, di accendere il computer, fare di nuovo start, adesso lo sto facendo. Sì, in realtà i segni a posto sono delle Ok, multicolore. A Serenella ritorna il, cioè lo stesso mio segnale su l'oggetto che è la fonte browser. Invece altri sistemi tipo, ok, non voglio usare Video Ninja, voglio usare la chat di Edu Meet, Google Meet o tutti gli altri sistemi, se io ho preso un utente che era all'interno di quelle chat, sparisce l'utente, si riorganizzano i quadratoni degli utenti e quindi ho perso la posizione reale di dove era Ivo 2 secondi fa e quindi quando gli entro sono in un'altra parte e l'operatore che deve fare registrazione impazzisce perché al volo deve cercarmi e rimettermi con i link e gli assi XY giusti per beccarmi, quindi è un disastro. Qua si è molto più tranquilli. Allora, questo è il link che ho utilizzato, che ho già precedentemente passato a Serenella e quindi ho condiviso la webcam. Se mi accendi anche il link del desktop tuo. Adesso ti passo anche il link del desktop, perfetto. Ecco, nella scena prima avevo messo il segno a posto, in questa scena qua in realtà non ho messo il segno a posto, però la posizione dove dove verranno visualizzati il desktop e la webcam, logicamente rimarrà sempre quella con la definizione che io ho dato. Ok, eccolo qua, ci ha risposto, no audio, dovrebbe eccolo arrivare qua. Anche il desktop. Eccolo qui, eccolo qua. Desktop. Perciò io ho realizzato queste scene non avendo a disposizione materialmente già la trasmissione di questi dati, però ho dato la dimensione e ho inserito tutte le possibili funzionalità che volevo in maniera tale che spostandomi, ad esempio, qua trovo soltanto Ivo col suo desktop, posso andare ad inserire dei filtri a questi oggetti, chiamiamoli. queste fonti, sì, queste fonti che avevo già messo, no, questa era un'altra cosa che ho usato. La tua fonte browser è questa e avevo inserito... Hai già dei filtri preimpostati, basta che le sì, vedi, che vedi esattamente, la... Ivo ama il Chroma Key e che vedi sotto c'è la... Ok, se c'era il segno a sfondo posto chiaro è giallo. brutto, se sfondo più scuro è meglio. Segno a posto giallo, vedi che l'ho tolto, ecco. Sì. E questo è. Allora, c'è un altro trucchetto che si può usare in più, non solo farsi fare il link automatico da Video Ninja, ma andare a scartabellare nella sua wiki tutte le funzionalità che ci sono nella sintassi della creazione del link. Perché? Allora, Serenella può tornare direttamente su un link, per esempio quello della webcam, sul browser. Ma guarda, facciamo così. Questo è il tuo desktop, questa è la tua cosa. E tu adesso da qua puoi lavorare tranquillamente come Allora vuoi. faccio così direttamente, prendo la webcam e la metto di qua. Ok, quindi mi vedono. Ok. Allora, adesso cosa faccio? Così ingrandisco solo me stesso che non me ne frega niente. Allora, a me serve ingrandire qua. Allora, facciamo una cosa e la copio e la incollo su un blocco notes e così posso anche ingrandire che si vede meglio. Oh, io qui
Così si vedono in grande i link. Ok, questa era l'impostazione che mi ero scritto io per far vedere delle cose giuste. Allora, vedete, questi sono due link che mi ha creato Serenella, che sono quel push, ok? Allora, la parte iniziale è sempre uguale, cioè https://, video ninja, barra, punto di domanda. Allora, Serenella ha i due link che hanno il view, e io ho i due link che hanno il push. Poi, dopo l'uguale, c'è una scritta che di solito cosa può essere? O il nome della persona al quale state passando il materiale, o se è tipo corso di qualcosa, potete scriverci anche corso di qualcosa, ok? E di solito non più di 8 caratteri, mi sembra, perché se si sfora poi il sistema dice che il carattere è troppo lungo, ok? Così potete capire quel link perché cos'era, perché se fate più attività, magari fate scout e fate pallavolo, magari fate la riunione con tutti gli allenatori di pallavolo e la riunione con tutti i capi scout, dividete i link tra capi scout e pallavolo. Volendo, poi c'è la e-commerciale che divide il prossimo parametro da inserire in video ninja, e c'è quality che sarebbe la qualità del video, subito 0 do al massimo è la qualità. Dopo ho e no audio, perché come abbiamo spiegato prima, noi preferivamo utilizzare l'audio di Edumit, o meglio, la nostra modalità di lavoro è stata questa: tutti gli utenti entravano dentro l'Edumit e parlavano col loro microfono e si facevano sentire all'interno delle Edumit. Noi potevamo anche parlarci fra di noi e mettere sia audio cioè levare il parametro no audio, perché intanto ci saremmo sentiti all'interno delle Edumit, ma sarebbe stato che noi ci sentivamo e dovevamo tappare l'audio delle Edumit, perché all'interno delle Edumit avrebbero sentito sia noi che condivisione di OBS Ninja col doppio audio, diciamo. Quindi per quello abbiamo detto no, evitiamo questa schifezza, leviamo l'audio dai due condivisioni, sia del video che della webcam. Okay? In modo che l'audio ce lo prendiamo da quello che esce fuori dalle Edumit. E ricordiamoci che quello che esce fuori dalle Edumit per OBS Studio equivale a audio desktop. Quindi l'audio del relatore non uscirà più sul microfono, ma sull'audio desktop. E quindi non è che ci sia tanta differenza. Poi c'è un'altra etichetta che è label uguale desktop, e sotto c'è scritto label uguale webcam, per capire qual è l'oggetto che vogliamo condividere. Poi ci sarebbe anche se andate a vedervi nelle specifiche di OBS Ninja, la possibilità del codec uguale VP9 al posto di VP8, per forzare il video a una qualità migliore. E io vi posso dire che i primi video che ho fatto, mi dicevano che ogni tanto perdevano la qualità dell'immagine e sgrandava molto. Quando dopo abbiamo trovato questo parametro, codec uguale VP9, abbiamo visto che la qualità del video è migliorata tantissimo. E quindi questa è una cosa. Poi ci sono tante altre impostazioni che però adesso non vale la pena spiegarvele tutte. Sapete che c'è una bella wiki dove c'è tutta la spiegazione di tutti i parametri, e ve li potete provare voi con i vari vostri amici per fare il test. Poi capite voi quali sono le opzioni migliori o peggiori anche rispetto alla vostra connessione internet, perché ho visto che magari avere una connessione internet molto potente, sia da chi riceve e sia da chi invia segnale, non fa differenza avere VP9 o VP8. Io sto parlando della mia connessione, che al massimo in upload arriva a 8 megabit, che non è tantissimo, e quindi spesso la qualità del video la perdevo, e quindi questo era il discorso. E se non erro, eravamo arrivati a crearci un link con una serie di opzioni che erano abbastanza, non erano solo queste due o tre che abbiamo adesso. E provando a ricreare con una volta c'era, adesso non l'ho visto più,
una sezione dove si autocomponeva i link e chiedeva passo passo un tot di informazioni. L'autocomposizione creava una qualità video peggiore di quella che creavo io mettendo a mano tutti i parametri settati per la mia connessione internet. Quindi, volendo, se qualcuno è veramente nerd, nerd. E si può arrivare ad avere una qualità video veramente superiore. Poi della webcam, se vogliamo vedere delle chicche che ho proprio visto 2 secondi prima di iniziare il video. Allora, la webcam ha qualcosa, la webcam di Video Ninja ha delle funzionalità che possono assomigliare a Snap Camera. Non mi veniva il nome, perché si possono aggiungere dei piccoli effetti, cioè virtualmente mettere il telo verde, io ce l'ho reale qua dietro, però virtualmente si può mettere il telo verde dietro. E Serenella, stai registrando le dominio, giusto? Io sto registrando il tuo schermo. Ah, ok, stai registrando il mio schermo. Ok, allora perfetto, allora facciamo così adesso, fighissimo. Torniamo qua, posso fare scarta. Ho chiuso il link con la webcam, quindi la riapro e vi faccio vedere adesso, quindi prendo una tab nuova, la sposto. Così vedete un po' tutto e vedete, vi faccio vedere queste funzionalità che ho provato, però allora io vi dico una cosa, ho un i7 quarta generazione e a naso mi sembra che i problemi di lentezza siano dovuti al mio processore che è un po' vecchiotto e anche al fatto, ok, vediamo se riesco a dargli la virtual cam, ok. Dove cavolo sono gli effetti qua? Non ci sono più? Allora, nel link che ci siamo creati noi prima, quelli da riutilizzare, non ci sono gli effetti. Però se vado qua, presumibilmente si vedono da qua, allora. Esci. Crea la camera per OBS. Eh sì, qua ci sono anche gli effetti, c'è qualcosa in più. Se guardate sotto, ci sono Digital Video Effect. Allora, l'audio non è che ci interessi tanto adesso, però quello che è carino è qua, per esempio dirgli Virtual Background. Ha due immaginette, cerca di mettermi negli sfondi. Volendo, ma proprio è uno stupidato, oppure posso scegliere un'immagine locale e quindi essere nello sfondo. Aspetta, vediamo nelle mie immagini. Vado a prendere il mio sfondo che uso tutti i giorni, quindi sotto immagini. Il mio sfondo è questo di solito. Quello che vedevate prima sul desktop. Spero che lo carichi. Eccolo qua. E quindi sono sul mio sfondo del desktop. Ok. Altra cosa che si può fare, che ho visto prima, che il background lo fa tutto sfocato, quindi cerca di tenere me bello in primo piano, tutto il resto sfocato. Ecco, così è tanto carino. Però penso che, almeno da parte mia, vedo tutto un po' a scatti, quindi penso che impegni il processore. Poi cosa c'era di interessante? Allora, c'è la maschera di Anonymous che ho visto che fa tanta fatica a funzionare. Adesso si è anche bloccata, immagine. Eccola qua. Ecco, sì, la maschera di Anonymous penso che sia una roba pesante da fare. Allora, premessa che sto usando un i7 quarta generazione e ho aperto OBS Studio per fare lo streaming della videocamera decente e quindi più opzioni ci sono e più difficile è. Comunque c'era la maschera di Anonymous che vi do un'informazione tecnica, penso che se vi serva per, aspetta,
Allora, Anche sicuramente sarebbe provo a condividere il mio, tolgo sì, la. e vedi se a te funziona, Ti perché c'è sia la condivido. maschera di Anonymous che il cagnolino con le orecchie, e sul cagnolino per le orecchie, con le orecchie e il naso, mi ha chiesto che non potevo farlo funzionare perché non avevo WebGL o OpenGL, se non erro, Allora, attivato. aspetta. Allora, nel frattempo che Serenella ci sta facendo vedere la sua funzionalità, perché lei ha un computer decisamente mille volte meglio del mio. Aspetta un Allora, attimo. diciamo che su Google Chrome potete fare about due punti flags, about Ora flags. che ti ho tolto non sono più. Non vedo. Ok, vabbè, comunque per chi è tecnico di Linux sa queste cose. Dentro all'about flags andate in cerca di OpenGL e abilitate tutto. Vi chiede di ricaricare le pagine del Accidenti. browser e magicamente le funzionalità fu di E allora? VDA.ninja. Hai scritto VDA? Ah, VDA, brava, insisto anche, insisto. E non capisco anche perché non funziona. Ok, Capita. Poi allora andiamo sulla camera. l'importante è che ci capiamo. Un po' alla volta. Vediamo Vedo cosa. anche tutto più veloce da te. Ah beh, insomma, vediamo. Considera che ho due OBS aperti, uno sta registrando e uno sta lavorando. Ma tu hai Allora. il computer che vorrei avere io. Prendi la maschera di Anonymous, il Allora, Anonymous penultimo. Mask. Non cosa Vedi effetti. che stai già lavorando, adesso dovrebbe già arrivare. Eccolo qua. La vedi? Sì, la vedo benissimo, invece da me arrivava in ritardo. Poi se prova a fare sì con la testa, su e giù con la testa. Ecco, Sì, funziona, no, funziona, va, vado a destra, da spingo. me se andavo su e giù con la testa perdevo la maschera. Quindi Vediamo qua. anche il fatto che deve intercettare la faccia, penso che il lavoro grosso non lo faccia il loro server di Video Ninja, ma lo facciamo noi con i nostri computer. Niente. E quella del cagnolino era quasi, c'era penosa per me. Va, vabbè, insomma. Ah, il face mesh funziona tanto bene sul cellulare, ho visto. Allora, premere start. Eccolo, sto Ecco. aspettando, questa qua C'è è tutto un'altra. nero e la faccia a puntini. Sì. Ok, poi se metti quella, l'ultima, il cane. Dog con le orecchie e il naso. Vedi, ti dice Lo che metto, ti manca no, WebGL. WebGL, Brava, ok. adesso ti faccio fare quello che ho spiegato prima. Su un'altra pagina nuova scrivi about, no, no, proprio in alto sul link dove mettere su un link in alto. Ok. About, due punti, flags, invio. Scrivi WebGL. Ok, allora tutte e tre devono essere abilitate. Quindi no default, ma enable, oppure dove sono disable, peggio ancora. Ok, adesso ti ha chiesto sotto di ricaricare, dove hai tu la tua faccina, c'è il pulsantino per Qua sotto ricaricare. rilancia. Sì, beh sì, perché io sto guardando. Mi ha buttato fuori. Mi ha Eccola buttato qua. fuori. Eh sì, se hai ricaricato tutto e quindi ti ha buttato fuori dalle Doomit, ma perché doveva ricaricare tutto. Ok, quindi questo va bene. Adesso ritorna nel link di prima di Video Ninja. Quello. Questa? No. Condividi uno di quelli, prendi la Ah, camera. Poi. sai che mi ha buttato fuori anche quelle sì, dai link che avevo fatto? Va bene, non importa. Ah, ha dovuto resettare il Sì, browser. il browser esattamente. Va bene, allora andiamo sulla camera, ma Camera. Vabbè, questa qua è quella di prima. Sì. cambia poco, va benissimo. Questa qua. Ok. Ah, Aspetta. ok, perfetto. Questa è quella con gli effetti anche. Perfetto, vai sotto, scegli il cane, ok, l'hai già Il cane scelto. abbiamo detto, sì. Devo Dovrebbe fare apparirti il start? cane. Devo fare start? No. No, dovrebbe apparirti. Non ti ha trovato il messaggio di prima che diceva guarda che non No. hai abilitato WebGL. A me appariva il cane, prova a fare start. Aspetta che proviamo.
Impieghiamo uno a caso. Dovrebbe fare così, più o meno. Più o meno. Ho preso proprio quello più pesante. Cioè, almeno io su arriverà. Prima o poi. Registrato, Abbiamo visto che anche prima ci ha messo una no. Ci ha vita per messo una. avviarsi. Eccolo Eccolo qua. Ah, qua perché è che è partito. arrivato. Lo Invece, pulisco, aspetta che torno di nuovo. quello col cane ci metterà un po' di più, ma arriverà. Adesso Adesso va bene. arriva quando scegli la camera. Perfetto. Aspetta che vado sull'effetto. Eccolo Il cane con le orecchie e la. qua. Ah, Eccolo qua che è sì. arrivato. Io l'avevo già visto questo. Vabbè, non importa. Sì, non è il massimo e non segue tantissimo la persona. È un po' Ok. meno. Però è già qualcosa rispetto a. Almeno io lo gradisco perché vi dico una cosa: chi ha Windows, non so il Mac, però sono sicuro chi ha Windows può usare Snap Camera. E quindi può fare questi effetti molto più fighi con Snap Camera. E non ha bisogno di rompersi i maroni, di avere questi effetti da schifo, diciamo. Però chi ha Linux, ve lo dico, ed è una palla megagalattica, per questioni di sicurezza non si può interagire con la videocamera con queste opzioni qui, e quindi lo deve fare non il sistema operativo, non programmi all'interno di Linux, ma deve farlo un programma esterno. E quindi averlo da Video Ninja minimale, almeno per avere anche un background, oppure quella roba che mi è piaciuta tantissimo, il background tutto sfumato. Tra Quello era l'altro, bello. essendo che Video Ninja puoi utilizzarlo anche da smartphone, anche questi effetti qua li puoi fare direttamente da smartphone. Che Ah, Snap, ad certo, perché se esempio, voi non volete ce l'hai. avere, sì, una cosa che potete fare. E che adesso Serenella me l'ha ricordato che volevo spiegarlo. Se voi avete una persona da intervistare e volete usare due videocamere, e questa persona vi dirà: ah, ma io non ho due videocamere, ma io ho solo il portatile che ha la videocamera integrata. No, tu hai un cellulare. Allora gli date due link diversi, chiamato Ivo e Ivo 1. In fondo c'è sempre webcam per entrambi, però uno glielo fate aprire dal cellulare e l'altro glielo fate aprire dal portatile che è la videocamera. Così avete due riprese diverse. Se la persona ha un semplice treppiedi da 5 euro comprato dai cinesi e si punta la videocamera laterale rispetto a quella frontale che avrà sul portatile, avete due riprese diverse della stessa persona e quindi potete divertirvi a fare il cambio di ripresa. Per esempio, è abbastanza banale la cosa pensata adesso come tecnologie, perché non dovete fornire dall'altra parte una super mega videocamera, una seconda condivisione a chissà cosa, un altro link da usare sul cellulare. E Serenella vi dirà che lei è bravissima a fare cioè usare le due riprese separate, magari usare il plugin Move per fare il cambio da una ripresa all'altra. In maniera elega più elegante rispetto a quello che farei io. Cose un po' così. Va bene, io penso che noi due possiamo finire questa sera. Questo Sì, per questo video video. può essere tutto. Allora, l'idea sarebbe, prima di chiudere il video, perché questa era solo la prima parte. E la seconda parte continuerà con una spiegazione un po' più tecnica, fatta da una terza persona che sarà una bella sorpresa un po' per tutti. E quindi state attenti che più o meno tra una settimana, rispetto a quando ho pubblicato questo video qui, uscirà il prossimo video, quella parte un po' più tecnica che è interessantissima comunque, ed non è solo tecnica, ma è per usare meglio cioè Video Ninja, stavo dicendo OBS Ninja. Se avete qualunque dubbio, qualunque problematica,
E so che la maggior parte delle persone che mi seguono fanno parte del gruppo di Telegram. Quale gruppo di Telegram? Quale gruppo? Quale gruppo? C'è un gruppo in privato, quindi lo chiedete in privato e vi darò il link. Oppure, come al solito, quelli con tutti i youtuber qua sotto, c'è la possibilità di mettere i commenti. Scrivete che se, cioè, li leggo tutti e boh. Rispondo, sì, ma mi hanno messo due commenti in 300 nei 25 video che ho fatto. Quindi se Abbiamo avete dubbi chiedete che rispondo, oppure il prossimo all'integrazione, all'inizio con i dubbi del primo video. Hai qualcosa da aggiungere, Serenella? io vado Il canto all'ultima. a campanellina. Dai, No, prendiamolo non ho la in giro. campanellina, non ho neanche, vedi che si sono resettati i link, quelli della mia Sì, ma webcam, come al solito eccetera. che dicono tutti Tanto cliccate campanellina. io sono. No, non mi interessa. Va bene, so che a te non ti interessa. Allora facciamo così, ok? Così la mia immagine è sotto comunque. La devo togliere perché. E Allora, facciamo. possiamo dire che per questa puntata è finito È finito tutto così. e ci vediamo sicuramente alla prossima con tutte le integrazioni. E soprattutto con l'integrazione sì che Angelo ci darà naturalmente, e Era una sorpresa il anche nome, era una sorpresa il nome, dai. ah, taglio, come taglio il Non taglio, dopo importa, giuro che non taglio. importa, non tagliare, non si, di questo video non si taglia niente. È venuto, secondo me, abbastanza bene ed è bello che sia naturale. E anche questa ultima parte che ci stiamo parlando sopra, che è il così, è venuto molto spontaneo, mi piace di Come più nostro rispetto ai solito miei. ci stiamo parlando sopra. E no, la realtà è che se voi guardate i primi video, che poi dopo su ogni video c'è il link a tutta la playlist, i primi video sono un po' più asettici perché ho l'argomento e parlo, ma dell'argomento. Qui siamo andati a braccio, abbiamo fatto delle discussioni, ci siamo fatti delle frecciatine, la Serenella che è uscita fuori, io che sono gli entrato, cioè lei che è entrata, eccetera, eccetera. Va ben così, è bello perché i video sono belli così. Perché Ok, questa è una chiacchierata informale. bene. Allora, prossimamente anche la gestione audio, che abbiamo gestito in maniera diversa io e Ivo, Sì, e certo. anche l'innominato arriva a sto punto. Ormai l'abbiamo già Arriva adesso. nominato, perché chi conosce Angelo, perché è venuto al corso, sa benissimo chi è una bravissima persona e quindi ci stava che dovesse esserci nei nostri video, non potevamo escluderlo. Assolutamente. Va bene. Allora salutiamo tutti e arrivederci alla prossima. Sì, Ok? arrivederci, ciao Ciao ciao! ciao. Ciao ciao.